Ciao a tutti, io sono Cree e bentornati su Buona Pizza, Grande Pizza! Nell'ultimo episodio abbiamo continuato con le nostre indagini. Stiamo interrogando tutti quanti i sospettati, abbiamo prima provato a chiedere riguardo al tagliapizza, ma non abbiamo trovato granché. Quindi Nasir ci ha detto, guarda, prova a chiedere ai sospettati riguardo agli altri sospettati. Ed è quello che proveremo ad andare a fare oggi. Abbiamo già provato a chiedere ad Ottavia, però per qualche motivo non ha voluto parlarci di Cicerona. È un po' sospetta, l'ho già detto. Però verremo. Ah, inoltre, stiamo anche raccogliendo i pezzi di pietra. Non sappiamo cosa serve, però Pepertiti ci ha detto di farlo, quindi noi lo facciamo. Giorno 373. Notizie! Novità! A Cree Pizza ora servono la pizza con la zucca. Ah sì, è vero, c'è anche l'evento autunnale in corso. Non perdetevi questo ingrediente autunnale e andate alla pizzeria. Beh, grazie che ci fanno pubblicità. Questa è la solita notizia. Ah no, non è la solita notizia. Siamo solo al secondo giorno, ma Cree Pizza mostra una determinazione senza uguali. La volontà del proprietario di diventare maestro pizzaiolo ha ispirato tantissime persone del luogo. Al secondo giorno di cosa, esattamente? Mi sono dimenticato io qualcosa della storia? O un altro bug? È tutto per oggi, buona pizza, grande pizza. Kimmy! Indovina, pizzaiolo. No, grazie, ne ho abbastanza di indovinelli. La notizia delle nostre pizze alla zucca è diventata di tendenza su Pizzagram. Grazie al PNN. Il più grande social network di tutti i tempi. Davvero? E tu ci hai fatto pubblicità? Se vuoi che questa collaborazione vada bene, devi rimanere sulla pagina di tendenza di Pizzagram. Come? Non credo che l'abbiamo. È una nuova funzione? Non preoccuparti, ti insegnerò i miei trucchi da influencer. Ah, grazie. Sono un esperto nell'ottenere fette stella. Che? È tipo like di Pizzagram? I post sui social media determinano cos'è di tendenza. Pizzagram dà fette stella a seconda dei dati. Più fette stella, più visibilità per te e Jack. Jack, nel senso il tizio che ci ha dato le zucche? Va bene. Devi ottenere un certo numero di fette stella al termine di ogni giorno. Se soddisfi i clienti con le tue pizze, loro faranno dei post e riceverai le fette stella. Ah, quindi è tutto collegato alla pizzeria. Perché Pizzagram sa quali clienti vengono da noi. Va bene. Se non ottieni il numero richiesto di fette stella entro la fine del giorno, perderai i tuoi progressi. Aia. Male. Non so se ci riesco, sto anche facendo delle indagini. Speriamo non sia troppo difficile. San maestro pizzaiolo, quindi da quando? Quindi comincerai in modalità difficile, ma no! Tuttavia, se desideri rilassarti un po', puoi modificare le impostazioni di difficoltà in facile o media in qualsiasi momento. Vabbè dai, ci provo in difficile. Se va male, perché insomma, devo anche fare le indagini, devo andare avanti con il capitolo 5, abbasserò la difficoltà nei giorni successivi. Vediamo come va il primo giorno. La prima modifica delle impostazioni di difficoltà sarà gratuita. Tuttavia, per le volte successive ti costerà delle gemme. Questo mi piace di meno, ma vabbè, l'evento è quasi finito. Hai capito tutto? Se vuoi posso spiegarti di nuovo. Ho capito, non so come funzionerà l'app di Pizzagram, ma ho capito. Bene, tornerò a trovarti per vedere come va. Continua così, pizzaiolo. Ciao! E questo? Pizzagram, l'evento termina in... Imposta difficoltà, raccogli 160 fette stella. Quante pizze devo fare oggi? E non me lo dice. Abbiamo solo 3 like e 29 visite, ma dai. 0 follower. Oh, seguitemi su Pizzagram, eh. Beh, io non credo che per ogni pizza ci daranno solo una fetta stella. Ce ne daranno di più perché sono 160, non è che posso fare 160 pizze al giorno. Boh, le zucche le abbiamo infinite. Però, prima di tutto, andiamo a far visita agli altri sospettati. Da chi iniziamo? Flash non è ancora venuto a darci gli esiti delle sue ricerche. Beh, vorrei vedere anche Cicerona, ma lo facciamo domani. Io voglio che Dottor K dia il suo contributo. Non è proprio l'ideale iniziare con lui, però sono curioso di vedere cosa ci dice riguardo agli altri concorrenti. E là, puoi dedicarci un po' del tuo tempo? Dimmi cosa vuoi, non ti voglio qui per più del necessario. Non va bene per gli affari. La tua pizzeria? Non c'è bisogno di perquisire la mia pizzeria.
Hai già il tuo colpevole, si chiama Flash, giusto? Patetico. È innocente, purtroppo, sennò avremmo già chiuso il caso e saremmo tutti felici e contenti. Ho molti dubbi, se è innocente devi mostrarmi le prove. Questa è la prova, iniziamo da qua. Questa è la foto di Flash? Sembra proprio che fosse ad un concerto. Già, potrebbe essere un complice però, stavo solo mettendo alla prova le tue abilità di investigazioni. Ti aiuterò, ma non posso lasciarti perquisire la mia pizzeria. Aiutami a perquisirla, allora, sarai presente anche te. Perché no? Non posso rivelare ad un avversario i segreti della mia pizzeria. Il mio locale ospita attrezzature di valore e ricette preziose. Ma tu hai sempre guardato la nostra pizzeria, ti abbiamo sempre lasciato entrare. Per favore? Niente di quello che c'è qui ti aiuterà con l'indagine, lo diremo a Nasir. Vedremo se lui è d'accordo. Risponderò alle tue fastidiose domande, ma i miei clienti stanno aspettando e io ho una reputazione da mantenere. Quali clienti? Vabbè. Ehi, perché mi hai buttato fuori? No! Che succede? Però non è giusto. Io quasi quasi dispenderei 2 diamanti, però sempre su Dottor K. Vabbè, a questo punto andiamo da Cicerona. Dottor K lo rivedremo domani. Cicerona, te collabora un po' di più, grazie. Ehi, come posso aiutarti? La tua pizzeria? Non è un buon momento, sto provando delle nuove ricette. Quindi c'è un po' di disordine. Va bene, dai. Non è che ci ha detto di no. Sai, voglio pubblicizzare la pizzeria con un nuovo menù. Il nuovo condimento di fichi va bene, ma non è ancora abbastanza. Ok, ok, abbiamo altro da chiederti però. Comunque, dovrei dare un'occhiata alla mia nuova creazione che è nel forno. Magari puoi tornare un altro giorno. Lo farò. Sì, ma non mi cacciare via subito, grazie. Ah, per fortuna. Lei non l'ha fatto. Non so perché Dottor K mi ha buttato fuori proprio. Educato, eh. Ehi, può darmi informazioni riguardo te stessa? Dove trovate questa foto? Non ricordo di averla scattata. Sì, guarda Alicante. Conosco Alicante da quando ero un bambino, seriamente. Ha aperto la sua prima pizzeria quando io e la mia famiglia ci siamo trasferiti in città. Assolutamente no. Perché? Le persone non sono state molto accoglienti con noi quando ci siamo trasferiti qui. Anche se lui passava dalla nostra pizzeria per criticare la nostra pizzeria, ci dava comunque un po' di conforto. Come? Insultando le vostre pizze? Vabbè, classico Alicante. Alicante ha una grande passione per la pizza, ma non credo sarebbe mai in grado di rubare l'impasto. Lo pensiamo anche noi. Che mi dici di Dottor K? Secondo me, lui ci dice, è assolutamente stato lui, sicuro. Il Dottor K è molto ambizioso, il che è fantastico, ma credo che abbia anche una visione un po' limitata a volte. In che senso? Farebbe di tutto per mantenere intatta la sua reputazione. Non mi fiderei di lui. Neanch'io, però dai, dobbiamo essere imparziali per le indagini. Finché non abbiamo nessuna prova contro di lui, non potremmo dire niente. Quindi rimaniamo imparziali. Credo che gli abbiamo mostrato tutto, eh. Potrei mostrare di nuovo la pietra, ma non credo che ci dica di più. No, come pensavo. Va bene così. Do giusto giusto, come al solito, un'occhiata in giro alla sua pizzeria, anche perché voglio vedere se trovo il pezzo di statua che devo cercare. Sapete che non lo trovo? Cioè, sarà una mia impressione, ma non c'è. O forse dobbiamo sbloccare qualcosa più avanti nella storia. Perché anche al giardino gli ho dato un'occhiata, ma non ho trovato i pezzi di pietra che mi diceva che si trovavano lì. Direi che possiamo andare per il momento. Non credo ci sia niente da dire. Chiamiamo Nasir? Allora, non ho niente di che da dirgli. Però sai com'è, è gratuito, lui viene sempre quando lo chiamiamo e noi approfittiamo della sua generosità. Una nuova notizia su Cicerona. È sempre molto impegnata nella pizzeria di famiglia. Fammi vedere se posso aiutarla. E come? Vuoi andare nella sua pizzeria a far pizze? Dottor K? Il solito Dottor K. Anche lui. Difficile come sempre. Devo trovare un modo per dare un'occhiata nella sua pizzeria. Dobbiamo trovare un modo per dare un'occhiata alla pizzeria di tutti. Forse Alicante sarà quello più disponibile. Almeno, spero. Ehi amico, la pizza del giorno è salame piccante e salsiccia. No, teoricamente è pizza alla zucca, però va bene, te la preparo. Ho notato che tutte quante le pizze danno punti, eh. Non solo quella alla zucca.
A quanto pare ha detto salame piccante e salsiccia, quindi carne classica. Quindi abbiamo praticamente già completato il nostro obiettivo. Molto comodo. Ah, è vero, è venuto anche Nasir, sì, se ve lo state chiedendo, ci ho già parlato, ma ahimè non ci ha detto nulla di nuovo, quindi niente, l'ho lasciato andare. Vedete? Completato, mi danno qualche premio? No, la difficoltà difficile non è così tanto difficile. Abbiamo ancora tempo per una o due pizze. Io e i miei fratelli vogliamo fare una scommessa, va bene, la leggo dopo la vostra scommessa. Io penso che la zucca si abbini meglio con le olive e le cipolle, e mia sorella piace con la salsiccia. All'altro fratello piace la zucca da solo. Fai 3 pizze e vedremo chi ha ragione, metti il pesto su tutte, tagliale tutte a metà. Allora, pesto e zucca è una combinazione strana, troppo strana per i miei gusti. Non possiamo mettere le zucche automaticamente sulla pizza, quindi ci vorrà un po'. Beh, almeno la zucca va su tutte, questo lo sappiamo. Ci vorrà un po' di tempo a prepararne 3 però, eh. Secondo me alla fine saranno tutti quanti soddisfatti comunque. Non ci sarà una pizza migliore dell'altra. Guarda, secondo me per iniziare sarebbe meglio provare la pizza classica semplicemente con la zucca, visto che è un condimento strano. Però zucca e salsiccia di realtà secondo me potrebbe non starci male insieme, eh. Se voi ci pensate su, la lasagna con la zucca si fa. E nella lasagna ci si mette anche la carne di maiale. Consegniamo le pizze. Questa pizza è fantastica proprio come te. Ehi, non ci ha detto qual era la migliore. Vabbè, giornata finita. Vediamo com'è andata. Ci dice qualcosa riguardo a pizza, gramma, la schermata finale? No. Niente. Beh, allora continuiamo con le indagini. Sembra che Cree Pizza si stia preparando per una collaborazione speciale con le zucche di Jack. Vi terremo aggiornati, sì, ma nulla riguardo le investigazioni? Ormai se ne sono dimenticati, pensano solo alle zucche. Nelle altre notizie, le pizze alla zucca hanno sorpassato i cappuccini alla zucca. Anche i cappuccini sono strani, con la zucca. Nella classifica dei cibi autunnali. Buona pizza, grande pizza! È tutto per oggi, buona pizza, grande pizza. Ho preso delle nuove decorazioni. Come vedete, ho cambiato il pavimento, ho cambiato le pareti. E secondo me, così, la nostra pizzeria non dovrebbe avere un aspetto troppo strano. Ci sono delle cose da sistemare, ma... Ehi, Flash! Ho parlato con dei vecchi camerieri del ristorante Ambrose del Dottor Che. Hanno detto che si arrabbiava ogni volta che un cliente mandava indietro una pizza. Si arrabbiava? Beh, sì, riesco ad immaginarmelo. Faceva una scenata e si inventava di tutto per far pensare ai clienti che lui fosse il miglior pizzaiolo. Ad essere sincero, il suo fragile ego è la sua più grande debolezza. Ah! Nient'altro riguardo il caso? Wow. No, torna qui, Flash. Non abbiamo finito. Vieni immediatamente, voglio che investighi su Cicerona ora. Ancora Kimmy! Viene tutti i giorni ormai. Pizzaiolo! Ieri ero così concentrata nello spiegarti le fette stella che ho dimenticato di ordinare una pizza alla zucca. Hai ragione, perché non farlo? Jack mi ha detto della pizza speciale alla zucca a tempo limitato. Che ne dici di farne anche con una zucca e salame? La puoi chiamare zucca e salame. Quella senza salsa? Oppure normale pizza alla zucca? Sono un genio dei social media. Questi sono gli ingredienti più di tendenza, quindi le pizze con questi ingredienti impazziranno sui social. Fammi una pizza zucca salame, per favore. No, ripetimelo. Una pizza con zucca, salame piccante su impasto, salsa e formaggio. Quindi vuole la salsa. Jack la salsa non la voleva. Sapete, avevo il dubbio che potesse volere la stessa pizza. A chi mi piace tanto il salame piccante, eh? Ecco qua, questa è la pizza che ci ha chiesto. Dovrebbe essere giusta, faccio una buona pubblicità, eh? Potrei mangiarla tutta prima di riuscire a fare un post, sembra così buona. Grazie pizzaiolo, no, prima falli una foto, per favore. Sai com'è? Dobbiamo guadagnarci qualcosa anche noi da questa collaborazione. Ciao, Jack mi ha detto che avevi bisogno di aiuto per creare delle pizze speciali con la zucca. Io ne farei una con zucca, melanzane e olive. Ma una pizza alla zucca è già abbastanza speciale. Però va bene, zucca, melanzane e olive. Autunno fruttato, me ne fai una per favore? Nuova pizza? Magari la sblocchiamo nel libro. Va bene, ha detto melanzane, olive e zucca? Quindi così?
Fa davvero strano avere tutti questi condimenti che non posso mettere automaticamente sulla pizza. Sì, lo so, sono solo due, i fichi e la zucca, ma ero abituato a mettere tutto automaticamente ormai. Troppo comodo, eh? Vabbè, dammi la nuova ricetta. Tra dei miei frutti preferiti su una pizza. Mi ha rallegrato la giornata, pizzaiolo. No, niente ricetta, peccato. Come va, pizzaiolo? Posso aiutarti? Volevo che investigavi. Puoi investigare su... No, non ancora, dottor Che, su Cicerona. Cicerona? Vedo cosa riuscirò a trovare. A presto. Perché Cicerona? Perché Ottavia l'altra volta era sospetta quando gli abbiamo chiesto di lei. Quindi voglio sapere di più sul suo passato. Grazie. Allora, ci sono due cose che possiamo fare. O andare a trovare Alicante o andare di nuovo da Ottavia a cercare l'ultimo pezzo di pietra. Che non è l'ultimo, teoricamente. Secondo me, per cercare i pezzi di pietra avremo ancora un po' di tempo. Andiamo da Alicante prima. Vediamo lui cosa ci dice. Possiamo vedere la tua pizzeria? Cosa posso fare per te, amico? Che adesso siamo amici? Ora che stiamo investigando? Chiosco della pizza? Ah, vuoi perquisire il chiosco della pizza di Alicante, giusto? Stai cercando di scoprire il segreto del mio successo? Sto indagando. Ti lascerò perquisire il mio chiosco, ma voglio qualcosa in cambio. Aiutami e ti aiuterò, amico. Va bene, perché no? Non preoccuparti, non è niente di troppo strano. Coltiva alcuni fichi per me. Bah! Hai semi? Me ne servono ancora, ok? Olivia avrà pure interrotto la gara, ma i clienti continuano a chiedere le pizze fichi. Vuoi perquisire la mia pizzeria, giusto? Però io li ho già i fichi, se vuoi te li do già ora. Allora raccogli per me 300 fichi, dovrai averli. Torna quando li avrai tutti, amico. Bene, ce li ho, posso darteli? Tienili. No, sembra che non posso già darli fichi ora. Però vabbè, allora facciamo così, chiediamoli degli altri sospettati. Guarda la tua foto. Sì, sono io, buon autografo, giusto? Grazie, sì. Facci un autografo. Abbiamo finito? No, facci un autografo anche sulla foto di Cicerona. Oh, Cicerona? Conosco la sua famiglia da anni. La sua pizza non è buona come la mia, ma va bene. Lei ora gestisce la pizzeria da sola. Perché? La sua famiglia si è stancata di gestire una pizzeria. Specialmente dopo che Big Data Pizza ha conquistato la città. Cicerona è tornata per aiutarli a tenere aperta la pizzeria. Beh, mi dispiace. Tutta colpa di Dottor Che. Oh. La loro pizzeria, tuttavia, era già in difficoltà da molto tempo. Ad essere onesto, se le cose non dovessero migliorare a breve, Cicerona sarà costretta a chiudere. A me pareva che se la stava cavando abbastanza bene, con la sfida delle 75 pizze fichi. Wow. Abbiamo finito? No, c'è anche Dottor Che. Che è il tuo sospettato numero uno? Non ho detto questo. Beh, è sospetto però, Non ce n'era bisogno, pizzaiolo. Posso leggerlo nel tuo viso, non mi sorprende. Perché? Lavoro in questo campo da tanto. Non mi fido di Che. Le sue pizze sono buone, certo. Ma chi può dire che non lo siano grazie ai suoi preparati per esaltare i sapori? Sì, beh, l'ha già fatto una volta, perché non farlo di nuovo? Tu, al contrario, semplicemente non sai fare pizze. Ehi! Guarda che stai perdendo, Ah, non ti preoccupare. Non tutti possono essere perfetti come Alicante. Io ti ricordo che la tua pizzeria, la prima volta, non ha chiuso perché è arrivato Dottor Che. Ha chiuso perché è fallito. Mentre noi siamo andati avanti. Wow! Sì, per il momento abbiamo finito, dai, ti lasciamo in pace. Non credo ci sia neanche bisogno di dare un'occhiata alla sua pizzeria, io lo faccio giusto per sport, però dovremmo aver già visto tutto qua. Va bene, dai, andiamo. Sì, abbiamo delle nuove notizie anche su Alicante? Ha bisogno di più fichi? No, ce li ho già, vedi, 300 su 300. Io ho molto lavoro da fare davanti a me, non posso tornare da lui. Dai, dopo tutto ci sono andato prima, non è giusto, perché non potevo già consegnarglieli? Non è autunno senza una pizza con la zucca. Vorrei la mia con cipolle e melanzane. Sì, a dire realtà è lo stesso autunno, sai, c'è una data specifica. Comunque, non ho neanche mai mangiato io una pizza alla zucca, eppure l'autunno arriva lo stesso, ahimè, e fa pure freddo. Ha detto che vuole zucca e basta, no, cipolle e melanzane. Vi dirò, mi dispiace un pochettino che non riuscirò a completare in tempo questo evento.
Purtroppo, come ho scritto in un post, sono un pochettino impegnato con alcuni esami e quindi per questa volta va così. E poi tra l'altro ci stiamo anche concentrando sul capitolo 5 che è abbastanza impegnativo. Il mio account di Pizzagram è dedicato alle cose comode e accoglienti. Questa pizza è perfetta per la mia pagina, grazie! E abbiamo completato anche la sfida di oggi e sono ancora alle 6:45. Benissimo! Questa è l'ultima pizza della giornata che devo preparare. Non ho neanche chiamato Nasir oggi perché non abbiamo nuove notizie. Alicante ci ha detto semplicemente ti aiuto se mi aiuti. E secondo me non sa coltivare, è l'unica spiegazione. Ha avuto qualche problema con il giardino. Non è che intende il suo giardino. Il giardino in cui si trovano le pietre. Magari dovremmo visitarlo, sarebbe bello. Vabbè, continuiamo. L'archeologa e pizzaiola Cicerona è tra i sospettati da parte della VPA per il furto della zarena. Notizie recenti affermano che sia sotto investigazione da parte di un detective del luogo. Beh, come tutti gli altri sospettati, perché parlare solo di Cicerona? E perché questa immagine da prigioniera? Clienti hanno notato le autorità al chiosco di Alicante. Non ci sono ancora indiscrezioni se gli investigatori hanno trovato qualcosa nella pizzeria di uno dei pizzaioli più popolari in città. E dottor che? Non dimenticate il nostro speciale, dimmi come mangi le pizze e ti dirò chi sei, in cui analizzeremo alcune tecniche come mangiare una fetta a metà o utilizzare forchetta e coltello per mangiare la pizza. No, la pizza si mangia con le mani, io in genere la taglio in 8 fette. Secondo me è l'ideale, 6 mi paiono troppo poche. È tutto per oggi, buona pizza grande pizza. Dottor che? Ehi là! Hai chiesto ad altri su di me? Eh già. Che ti hanno detto? Che sono il loro idolo o qualcosa del genere? Non esattamente, mi dispiace deluderti. Disonesto? Inaffidabile? E Ottavia crede che sia stato io a rubare l'impasto? Assurdo. Non posso permettergli di diffamare il nome del dottor Che. Sono innocente. Dimostralo, aiutaci. Bene, lo farò. Indaga pure sulla mia pizzeria, ma ti assicuro che non troverai alcun indizio riguardo l'impasto. Dimostrerò che di me si possono fidare. Sai, se non fossi sempre così scontroso, forse gli altri si fiderebbero di più di te. Comunque, grazie. Ci torna utile questa situazione. Aspetta un attimo. Prima di far perquisire la mia pizzeria, avrò bisogno di qualcosa in cambio per tutto questo disturbo. Vuoi mettere bastoni tra le ruote nelle indagini? Vabbè, dici cosa. Sputa al rospo. Si dice che Cicerona abbia tra le mani alcuni semi di carciofi. Raccogli 300 carciofi. Ecco qual è il nuovo condimento, i carciofi. Per me e siamo pari. Va bene, e quindi si dovrà tornare anche da Cicerona. Però io prima vorrei tornare da Alicante oggi. Chiamami quando li avrai. Ok. Non è proprio giusto questa cosa, nel senso, non è che se la polizia viene ad indagare nella tua pizzeria puoi dirgli potete investigare solo se mi date 300 carciofi. Anche se teoricamente è vero che noi non abbiamo un mandato che dice che possiamo perquisire la sua pizzeria. Mi serviranno dei carciofi. Tanti carciofi. E ci serviranno anche tanti fichi dopo averli dati ad Alicante. Torniamo da lui. Ehi, li abbiamo. Adesso ci devi lasciare perquisire la tua pizzeria. Come va, amico? Vedo che hai dei fichi. Sono contento che siamo riusciti a trovare un accordo. Li avevo anche ieri. Anche io. Ma a dire il vero, non mi sento molto a mio agio sapendo che perquisirai il mio chiosco. Cosa nascondi? E se avessi pianificato di incastrarmi piantando delle prove contro di me? Chiamiamo Nasir così lui supervisiona. Non lo farei mai. Oh, certo, non so se posso fidarmi di te. E allora niente fichi. Lo so che siamo amici, ma so anche che sei geloso del mio successo. Sì, come no. Che posso fare? Sarà un vero test della nostra amicizia da pizzaioli. Fammi la mia pizza preferita. E che cos'è? Non lo so. Non te lo dirò. Quando saprai quale pizza preparare, chiamami per venire nella tua pizzeria. Nel frattempo, hai bisogno di qualcosa? Ma scusami, ti ho dato 300 fichi. Così, a gratis. Secondo me, la sua pizza preferita è una pizza classica alla mozzarella. Alicante è Alicante, vi ricordate che anche Ottavia l'aveva detto? Che quando gli ha chiesto una pizza aveva preparato una normale pizza classica alla mozzarella. Deve essere quella. Comunque sì, non ho nient'altro.
Secondo me non possiamo interagire con niente nella sua pizzeria proprio per questa cosa. Prima dobbiamo preparargli la sua pizza preferita. Usciamo. Però a questo punto non sono soddisfatto della giornata. Vacci piano, come posso conoscere la tua pizza preferita? Forse posso chiedere a qualcuno di aiutarmi. Potrei chiedere a Flash di investigare. Però ormai è andato ad investigare su Cicerona. Oppure chiedere a lui. Ma, proviamo a sentire Nasir. E niente, non so cosa fare davvero. Perché sono andato da Cicerona, ma non mi ha lasciato parlare con lei riguardo ai carciofi. E sto buttando via anche troppi diamanti. Cioè, l'ho visitata due volte oggi, Cicerona. Perché pensavo di essermi perso qualcosa. Però, a quanto pare, no. Forse dovrò aspettare un altro giorno. Non mi ha lasciato neanche ispezionare la sua pizzeria. Neanche oggi, proprio è stato inutile. Ehi, pizzaiolo! Ho visto che hai aggiunto altre due specialità con la zucca nel tuo menù. Perfetto! Sembra che sia tutto pronto per la pubblicità. Siamo pronti? Quale pubblicità? Ho parlato con PNN riguardo la nostra collaborazione, quindi i clienti verranno presto a provare le pizze speciali con la zucca. Beh, a dieta già vengono. Va bene. Ho creato una scatola speciale per pubblicizzarla, spero ti piacerà. Mi fa piacere collaborare con te, pizzaiolo, buona fortuna. Ci dai la scatola? Carina, dai, attiviamola. Almeno abbiamo ottenuto una nuova decorazione prima della fine dell'evento. Felice autunno, pizzaiolo. Ieri mia mamma ha portato me e i miei amici all'orto delle zucche di Jack e ci siamo divertiti tantissimo. Buona pizza? Perché ce lo dici? Abbiamo intagliato un sacco di zucche. Mia mamma ha detto che non possiamo tenerle tutte, quindi ho fatto qualcosa di speciale per te. Tipo? Che roba è? Ah, no grazie. Mi va bene così. Dobbiamo anche pagarlo. Oliver viene da noi a fare il venditore porta a porta. Mia mamma cucinava spesso il pollo fritto e il mais in casseruola con pancetta e formaggio. Mi manca la sua cucina. Noi facciamo pizza però. Ho completato la sfida di oggi dell'evento. Mi pare strano però che indipendentemente dalla pizza che prepari ti danno sempre 20 punti. O comunque un punteggio simile. Cioè, perché una pizza con tutti quanti i condimenti deve valere 20 punti come una pizza alla mozzarella? Sarei curioso di vedere come va a finire la storia. Purtroppo l'evento finisce oggi e quindi niente. Peccato. Anche se un difetto di questo evento è che non noto un obiettivo. Nel senso, il nostro obiettivo è quello di rendere la pizza alla zucca popolare. E poi? Voglio dire, PNN ci ha già fatto pubblicità. Kimmy ne ha parlato, la signora delle piante ci ha aiutati. Non vedo cos'altro possiamo fare. Per me potremmo già dire obiettivo raggiunto, cioè capito il punto. La storia potrebbe tranquillamente finire qui con i personaggi che vengono domani e dirci complimenti ce l'hai fatta. Ma immagino che non sarà così. Purtroppo nessuno ci lascia perquisire la loro pizzeria. Che dire, siamo un pochettino bloccati nelle indagini per questo. Io davvero non so come andare avanti. Vediamo se succede qualcosa nei prossimi giorni. Altrimenti l'unica cosa che posso fare è tornare a visitare Ottavia. Vedere se magari lei ha qualcosa da dirci. Magari sa qual è il cibo preferito di Alicante. Bah. Detto questo però passiamo alla specialità della casa di oggi. L'ordine di oggi dice: visto che è arrivato l'evento della festa della zucca, vorrei mangiare un po' di zucca. Fammi una pizza che rappresenti l'evento. Indizio, salsa di pomodoro, mozzarella, zucca e zucchine. Ma noi le zucchine non le abbiamo. E tra l'altro, mi pare che l'avevo già visto nello scorso episodio, non possiamo mettere la zucca sulla pizza. Vediamo se possiamo rimediare in qualche modo. Allora, salsa di pomodoro e mozzarella, ok. Cosa posso mettere al posto della zucca? L'avocado. Ha una forma che un po' lo ricorda. E al posto delle zucchine direi i jalapeno. Lo so, non sono esattamente simili come sapore. Abbiamo qualcosa di simile alla zucca e alle zucchine come sapore? Insomma, non ci sono tanti condimenti simili alla zucca e alle zucchine. Beh, almeno abbiamo il jalapeno e gli avocado che hanno circa la stessa forma. Dai, può ricordarla. Dubito che il jalapeno abbiano la stessa dimensione delle zucchine, ma... dai, almeno come forma ci siamo. Il sapore è completamente diverso. Che dire, io ci ho provato. Voi come avreste fatto questa pizza?
Magari voi avete qualche idea che a me non è venuta in mente per sostituire quei condimenti. Inoltre, avete altre pizze che volete chiedermi? Scrivetemelo nei commenti utilizzando l'hashtag specialità della casa. Con questo io vi dico che per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina per sapere quando escono nuovi video e seguitemi sia su Twitter che su Facebook, trovate il link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, ma per oggi è tutto, vi saluto, ciao!